vediamo i cavalli, per favore, ecco, i cavalli che vanno a rete per la partenza. Ciff Orlando lungo lo steccato difende agevolmente la corda da Visa S con Vento Spritz che si infila e a Razzi Boco che si ritrae. Ciff Orlando al comando, Vento Spritz che rimonta Visa S, a Razzi Boco che è terzo. Con vediamo le scelte adesso di Alessandro Gocciadoro, se far accodare Visa S e venire all'esterno oppure infilarsi. Fa la prima e così al comando Ciff Orlando che arriva ai 400 di gara in 26.6. Al comando Ciff Orlando per Monte Giorgio, secondo in corda Vento Spritz, sposta adesso a Razzi Boco che non vuole perdere tempo e va ai fianchi di Visa S puntando in avanti su Ciff Orlando dopo i primi 600 metri passati dalla testa in 42, cavalli che sono davanti le tribune. Ciff Orlando adesso riaccelera perché Razzi Boco va al suo esterno, la schiena di Arazzi è presa da Visa S, quello era l'obiettivo di René Legati. 55.6 per i primi 800 metri di gara. Ciff Orlando che cerca di mettere in difficoltà Razzi Boco che su questa curva deve essere anche un po' guidato, con Ciff Orlando al comando che arriva al primo chilometro sempre in spinta in 1.10.8. Ciff Orlando che scappa via, Razzi Boco che ha richiesto per ricucire, Vanessa K messa bene lì sotto, anche Vento Spritz, anche Visa S ha qualcosa da dire, poi Virginia Griff quando si attacca all'ultima curva. Ciff Orlando ha sempre quella lunghezza da Razzi Boco e Vento Spritz che vuole prepararsi, Visa S che non ha spazio con Vanessa, anche questa che deve essere richiesta. Ciff Orlando che scappa, Vincenzo Gallo guarda solo avanti, la mossa di Vanessa K che va a provare ad andare all'esterno di Razzi Boco. Ciff Orlando che in retta d'arrivo deve essere richiesto da Vincenzo Gallo che prova la fuga all'interno, all'esterno si ingabba Visa S, Vanessa K, ma Ciff Orlando è scappato Ciff Orlando, è scappato Monte Giorgio che va a vincere il Palio dei Comuni con Ciff Orlando.